Sono già le 9, eh? Eh no? Amore, ma allora sono appena nato. Uè. Mi aspetta un regalo. E va bene, però prima onestamente devi ammettere che non sono le 9. Beh, se vogliamo fare proprio i cavillosi, che ne so, magari potrebbe anche darsi. No, no, tu devi proprio dire non sono le 9. No, non lo dico. No, no, devi dire non sono le 9. Non sono le 9. E infatti il regalo non te lo do. E io lo sapevo. E dammi sto regalo. Senti, non cominciare, eh? Anche perché io adesso il regalo non te lo do. E invece me lo dai. E invece non te lo do. Sì. No? Sì. No? Sì. No? Sì. Ehi, ai 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 ai, ci stiamo incamminando lentamente verso la rissa, amore mio. Il giorno della tartaruga debuttò nel 1964 e fu portato al successo da Renato Rascel insieme con Delia Scala. La commedia affronta il tema, sempre attuale, della crisi di coppia sullo sfondo dell'Italia negli anni del boom. Protagonisti sulla scena nella nuova versione, Christian Ginepro nei panni di Lorenzo e Chiara Noschese in quelli di Maria. Maria e Lorenzo stanno litigando, loro due litigano, ma in realtà si amano ed è tutto un punzecchiarsi e un litigare su una cosa per cui loro non si sono capiti ed è una cosa molto bella che sta per succedere tra loro due. Allora ci sei o non ci sei? No, decidiamolo perché è importante. Io ci sono per tutti, non ci sono per te. Aha! Qui ti volevo. Tu per me non ci sei? Ma tu ci sei mai stato per me? Ti sei mai preoccupato della mia presenza, dei miei dubbi? Ricordati, Lorenzo, ricordati quello che hai fatto la prima notte di nozze. Io. È un'enorme responsabilità e devo dire è una fatica enorme perché non ho mai fatto uno spettacolo così faticoso in vita mia. Il primo atto è da morire. No, abbiamo tanti cambi di scena, il pubblico si diverte con noi. Molte volte il pubblico nemmeno si rende conto di quello che succede dietro le quinte. Mi piacerebbe che ci fossero dei posti dietro, perché molte volte lo spettacolo si svolge anche con i cambi costume, cambi scena, le cose. Io questa non la capisco, ma se dopo non fumo, che faccio? Canto? Le donne non capiscono mai il dopo dell'uomo vincitor, del maschio trionfator. È un languido relax che segue l'ora X, è quel sentirsi un po' un eroe domero. Lo spettacolo è firmato naturalmente da Carinei e Giovannini insieme con Franciosa e Magni e le musiche sono state scritte da Rascel. C'è un grande segreto, un segreto che una persona normale capirebbe subito. Lorenzo è un tonto, ma un tonto dolce, come poi riusciamo a essere noi uomini quando vogliamo essere tonti, perché ci siamo totalmente abbandonati alla nostra partner. E questo segreto, che si scoprirà solo alla fine, scatena una serie di ripicche, di risse, di liti, però sempre al contrario di adesso, per cercare in maniera tale di scatenare una reazione nel partner per rimanere insieme. Adesso magari invece uno, come dire, scatta, butta lazzica per fare in maniera tale che ciao. Perciò dicendo che fumare è l'uomo, ci confermate che gli uomini non capiscono mai il dopo. Perciò dicendo che fumare è dopo, ci confermate che anche persino se, ci confermate che anche persino se. Gli uomini non capiscono mai il dopo. Io perdo un chilo a sera, che le donne potrebbero anche dire che fortuna. Però poi veramente con la carriola mi dovrebbero portare via. Quando si fanno le doppie, fisicamente è la propria più grande della mia vita. È una cosa, ma vocalmente, cantare, fare anche personaggi che parlano, capito, così, è faticoso. E poi rientrare dentro Maria. Su questo sono meno favorita di Christian, perché io se non avessi il mio sarto dietro che mi cambia, è tutto ta ta ta, velocissimamente mi arenerei. Ma benvenuto nella trattoria della Ilica! Scusi se sono venuta qui a disturbarla nel posto di lavoro, però sì, in realtà vorrei... Te vorresti un bel piatto di tortellini, l'ho appena fatti. Li vuoi i tortellini della tua socerona? Mamma mia, sei tutto zallo! Sei tutto zallo! Ma che ti dà da mangiare la Maria il becchime? Signorelli, che in realtà volevo... Lo so cosa vuoi, l'ho appena fatti, venivo. Scedi mo che ti elenco tutti i gusti dei tortellini. In maniera benedetta o maledetta siamo due cavallini della giostra e così siamo nati. Abbiamo un buco da sopra, un buco sotto e rimaniamo a girare lì
per il piacere del pubblico, spero, e la nostra maniacalità ci porta a vivere questo mestiere e anche questo spettacolo in tutta la sua pienezza, e secondo me non c'è miglior cosa, appunto, che incanto, responsabilità e condivisione in questo mestiere, e con lei c'è, e soprattutto è una comica straordinaria. Adesso, a parte le cose tutte romantiche, ragazzi, fa ammazzare le risate, io sono il primo spettatore. Comunque, te sei simpatico? No. C'hai soldi? No. Sei sincero? No. Sono tanto contenta che vi siete sposati! Sono questi parenti, di dire ma che più quantità. Un bacio a tutti gli spettatori di Spettacolo che Spettacolo, sono Chiara e vi aspetto al Teatro Sissina con il giorno della tartaruga, ciao! Cari amici di Spettacolo che Spettacolo, noi vi invitiamo a venire al Teatro Sistina dal 15 aprile all'11 maggio, siamo lì che vi aspettiamo se volete farvi due belle risate, perché si ride tanto, e soprattutto per sostenere me, Cristian Ginepro e Chiara Noschese, perché abbiamo bisogno del nostro pubblico e speriamo che tra quel pubblico ci siate anche voi.